Grazie, per aver sbattuto il portone. Altrimenti, oddio, cosa stavo dicendo? Ah sì. Ciao a tutti, bentornati e benvenuti nel mio canale, La Musica di Sugar, qui si parla di musica. Scusatemi se la scorsa settimana non ci sono stata e se il video di lunedì è passato a martedì, ma un sacco di impegni e cose varie, soprattutto con l'università, e quindi non ho potuto fare il video la scorsa settimana. Scusate. Allora, il video di oggi è un video che voglio fare da secoli. L'avevo annunciato in quel famoso video di inizio anno, quello della playlist, che però poi avevo dovuto cancellare per motivi di copyright, vabbè. E poi non ho più fatto perché c'erano altre mille cose da dire, e quindi finalmente possiamo parlare di centro di gravità permanente. Visto che qualche giorno fa era il compleanno di Franco Battiato, parliamo di, secondo me, quella che è la sua canzone più nazional popolare, direi, no? Non voglio dire se è la più bella, la più brutta. Diciamo che secondo me ad una persona che conosce, ha i rudimenti, diciamo, di pop italiano, però non sa nello specifico Franco Battiato e soprattutto Centro di Gravità Permanente, quantomeno la conosce. Allora, dire che io sia fan di Battiato sarebbe sbagliato. Non mi fa schifo, in questo senso. Non straveda, non mi strappo i capelli. Il suo personaggio è un personaggio molto curioso, che mi ha sempre fatto ridere. Ovviamente un genio, per carità. Non è tra i miei preferiti, però dire che non mi piace non è corretto. Mi piacciono le canzoni che ha scritto per altre. Perciò, appunto, cerchiamo di analizzare questo testo, cioè il testo di Centro di Gravità Permanente, che non ho mai capito fino in fondo finché non mi sono informata davvero per fare questo video. Infatti ho qui tutto. E in realtà anche poi parlandone con, insomma, amici vari e ascoltandola, mi sono resa conto che questa canzone va molto oltre ciò che vedi, come direbbe Rafiki. Per arrivarci devi saper guardare oltre ciò che vedi. Ti spieghi da solo o mettiamo i sottotitoli? Vuol dire guarda oltre ciò che vedi. Oltre ciò che vedo. No, dico una scimmia che mi parte coi consigli esistenziali. Oltre ciò che vedo. Sono delle strofe, ci sono dei ritornelli, però la strofa non dice niente di narrativo, non è una narrazione, ecco. O meglio, non è una narrazione tradizionale. Potrebbe avvicinarsi, se vogliamo, a surrealismo, a dirla tutta, nella struttura, no? Rispetto, scusate, alle strofe delle canzoni pop italiane, ma in generale pop, che di solito sono più canoniche, cioè ti raccontano un amore, una storia, un qualcosa. Qui invece no, è evidentemente diverso. Quindi iniziamo. Allora, partiamo subito con una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù. Si parte quindi subito con, se vogliamo, in medias res. In medias res significa quando la storia è già iniziata, se fosse una storia. È come se Battiato ci stesse portando in un viaggio immaginario, no? E la prima cosa che ci fa vedere è una vecchia bretone con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù, che verosimilmente in Bretagna, adesso in Britannia, scusate, che verosimilmente in Bretagna, a nord della Francia, non hanno. Non avevano quantomeno aiutatemi, come oggetto proprio tradizionale di quelle parti, ecco. Allora, quando Battiato parla della vecchia bretone, io mi sono sempre immaginata il riferimento a un quadro di Gauguin, cioè questo, En Bretagne, 1889, spero che si veda qualcosa. La vecchia bretone col cappello a me è sempre sembrata questa, ma in realtà hanno tutto il cappello, quindi. Che secondo me Battiato è uno un po' da Gauguin, o magari è soltanto un'immagine che gli è venuta così, però non lo so, io questo riferimento ce lo vedo abbastanza palese. Mi ha sempre, cioè, ho collegato se subito Bretagna e vecchia bretone a Gauguin. Boh, vabbè. E l'ombrello di riso e canna di bambù sono gli ombrelli quelli orientali, quelli decorati, colorati. Poi, Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Allora, Capitani coraggiosi è un romanzo di Kipling. Kipling è lo stesso del Libro della giungla. E quindi ci dimostra che Battiato, insomma, legge e come. Ecco, cioè, è un vistoso riferimento alla sua cultura, che è una cultura immensa, obiettivamente. Poi, furbi contrabbandieri macedoni.
Quindi stiamo andando proprio ancora a est, no? Rispetto alla Francia. Gesuiti e euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Allora, i gesuiti e euclidei, che è la mia parte preferita, che io quando l'ascolto la devo urlare. Adesso vi leggo. Il riferimento al gesuita italiano Euclideo, cioè seguace degli insegnamenti rigorosi e razionali del matematico greco Euclide, Matteo Ricci, vissuto nel XVI secolo, missionario in Oriente che si camuffava da monaco buddista per entrare nelle grazie dell'imperatore orientale ed evangelizzare la Cina al suo interno. Scusate. La critica, anche se molto sottile, è diretta all'ordine della Compagnia di Gesù e dunque alla Chiesa Cattolica che nei secoli ha sempre cercato della supremazia sulle altre dottrine. Questa frase particolare dei furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. In realtà, l'idea originaria del video era spiegare questa questione dei gesuiti euclidei, che abbiamo spiegato in tre righe praticamente, cioè è un riferimento ancora una volta alla storia, alla filosofia e in questo caso sì, alla religione di questo gesuita che si travestiva da monaco per andare ad evangelizzare in giro per la Cina. La grandezza di Battiato e Giusto Pio, il suo grande collaboratore, in questi pochi versi è proprio questa, cioè riuscire a rendere comunque pop e assolutamente fruibile da tutti una frase che comunque sembra assurda, no? Cioè, sembra un'unione di parole assurde, no? Cioè, i gesuiti euclidei vestiti come dei bonzi nella dinastia dei Ming. In realtà contiene al suo interno una grande citazione. E appunto, ripeto che la grandezza di Battiato e Giusto Pio sta proprio nel renderla fruibile e nello spiegarci appunto che c'è questo riferimento e che possiamo benissimo cercarlo. Nello specifico potete venire a vedere questo video. Grazie Battiato e Giusto Pio. Comunque, insomma, siamo solo alla prima strofa e abbiamo già fatto il giro di mezzo mondo, dalla Francia alla Cina, alla Macedonia e queste cose qui. La bellezza dell'immaginare grazie a questa canzone cioè la bellezza di questa canzone, secondo me, sta anche nel fatto che permette di avere per iscritto una sorta di corrispettivo dell'immaginazione, cioè l'immaginazione è virtualmente senza spazi e senza confini. E questa canzone è esattamente identica, perché porta senza apparente connessione, cioè, cognizione di causa, scusate, dalla Cina, no, alla Francia e viceversa. Poi, ritornello, cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente over and over again. Il centro, leggo qui sempre, vi lascio poi il link delle cose che sto leggendo, che è un articolo di Rockit, l'ho fatto molto bene. Allora, dice che il centro di gravità permanente è lo stato intermedio, in tutto sono sette, della coscienza di un uomo dai comportamenti completamente meccanici e vittima dei suoi centri motorio, emozionale e intellettuale, che di volta in volta predominano sulla vita cosciente. Attraverso un lungo lavoro su se stesso, in seguito a sforzi di carattere ben definiti, l'uomo può raggiungere il primo stato di coscienza che porta ad un equilibrio tra i centri, il centro di gravità permanente, appunto, che a questo livello non possono avere una preponderanza sugli altri. Uno stato in cui anche l'osservazione del mondo esterno è in perfetto equilibrio con le proprie idee e non in balia di quelle degli altri. Quindi, che cosa significa il ritornello? Significa che Battiato, nella spasmodica ricerca di un punto fermo, che nello specifico qui identifica con il centro di gravità permanente, che è lo stato intermedio della coscienza, abbiamo detto, e per cercare questo punto fermo, quindi questo equilibrio tra il sé e l'esterno, ha bisogno di una peregrinazione, diremmo, cioè di un viaggio, di un'esplorazione ai confini di tutto, molto molto vasta. Questo, ad esempio, ci fa capire la grandezza della mente di Battiato, a mio avviso, cioè l'apertura mentale di Battiato, in questo caso, quantomeno adesso non lo conosco a sufficienza, ma mi sembra un uomo comunque piuttosto coscienzioso in questo senso, che è disposto a fare il giro dell'universo pur di trovare la sua posizione all'interno dell'universo. Seconda strofa. Per le strade di Pechino erano giorni di maggio, tra noi si screzzava a raccogliere ortiche. A questo punto c'è di nuovo Battiato all'interno della storia, ok? Perché dice tra di noi si screzzava a raccogliere ortiche. Quindi, mentre Matteo Ricci, quello del XVI secolo che si vestiva da bonzi insieme agli altri per evangelizzare la Cina, alcuni ragazzi si divertono per strada, appunto. E quindi qui che cosa fa? Unisce l'immaginazione, cioè per le strade di Pechino,
di cui parlavamo prima, ai giorni di maggio vissuti come probabilmente li avrà vissuti lui in Sicilia da ragazzino, giocando in campagna, che ne so, queste cose qui. E quindi appunto unisce due elementi della mente, se vogliamo, l'immaginazione e il ricordo. Poi, a questo punto, la mia seconda parte preferita, forse più di quella dei gesuiti. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese e neanche la nera Africa. Che qui dice la nera Africa, cambia l'accento per riuscire ad unire tutto insieme. È un'invettiva, cioè qui si scaglia proprio contro queste cose. Però è un'invettiva particolare, perché Battiato non sta davvero dicendo che non sopporta tutta questa roba qui. Non si è svegliato e un giorno c'era con i russi, l'altro giorno con la musica finto rock, eccetera. Si fa portavoce di un sentimento, qua dice, di critica estrema espressa insensata per dire: oggi non succede mai niente, signora mia, i miei tempi, come si stava bene. Questo, cioè, sta prendendo in giro quelli che si lamentano sempre che ai miei tempi si stava meglio quando si stava peggio, ecco. Come il trio nello sketch del funerale, no? La vita non è più come una volta. No. Io mi domando e dico di questo passo dove andremo a finire. Non esiste più la mezza stagione. E questo per dire appunto che è una lamentela che mostra il nostro essere vittime appunto di comportamenti sempre uguali, sempre di routine, delle idee degli altri, e quindi siamo lontani da quel centro di gravità permanente che attraverso un lavoro su se stessi riesce a portarci in equilibrio e quindi a non essere colti alla sprovvista o comunque a non essere disturbati, ecco, dal pensiero altrui, per dire, no? La grandezza di questo testo, che in realtà è molto bello, bisogna capirlo, e mi rendo conto io per prima, perché non è che l'avessi capito subito, anzi, io gridavo non sopporto i cori russi e Gesuiti Euclidei, seguendo il pathos di Battiato che lo canta, ma non è che ci stavo particolarmente a pensare, e invece mi ci sono messa lì e l'ho capito, ho cercato, insomma, anche per farlo capire a voi, guardate come sono magnanima. No, vabbè, che questa canzone ha molto di più di quello che si possa pensare. Cos'altro posso dire? Perché sto parlando da 1000 anni, però verrà un po' più corto di quello dell'altra volta. Che se non conoscete Battiato, conoscetelo. Se lo conoscete già, vi voglio ben augurare. O magari volete cogliere tutti i riferimenti di questa canzone, riascoltatela semplicemente. Spero di non aver lasciato niente indietro nel testo. Sì, poi ci sono le parti in inglese, scusate, che non sono nient'altro che un'aggiunta assolutamente pop, perché non dice altro che You're a woman in love, baby, come into my life, baby, I need your love, I want your love over and over again. Che non davvero, cioè, è l'apoteosi del pop in musica. Va bene, quindi spero che questa spiegazione vi sia stata d'aiuto, anche soltanto per passare il tempo. E vi saluto. Ci vediamo la prossima settimana. Con cosa? Visto che ho finito gli argomenti di scorta, non lo so. Boh. Magari faccio una recensione di un qualche album. Che cosa ho fatto? Di un qualche album. Ah, sì, avevo l'album di Madame da recensire, per esempio, che mi era piaciuto molto. E quindi ci vediamo la prossima volta. Ciao!